Buongiorno Ministro, Buongiorno, buongiorno, mi vedete, sentite bene? Sì, grazie di aver trovato uno spazio per il Festival Città Impresa. Noi stiamo facendo una riflessione, le presento gli altri speaker che sono Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San Paolo, il presidente del Porto di Trieste, semplifico perché è una cosa lunghissima, Zeno D'Agostino, e Alessandra Lanza di Prometeia. E abbiamo iniziato un po' una riflessione sui rapporti tra noi, Francia e Germania. Prima velocemente dicevo che a me sembra ancora un sogno che si possa parlare di una triangolazione. Tempo fa eravamo considerati la seconda Grecia, quindi leggendo sia le cose che ha detto Bruno Le Maire, il ministro francese a Cernobbio di recente, ma anche le cose che la presidente von der Leyen ha detto a Strasburgo l'altro giorno, sembra che insomma un'industria europea intesa come una scelta comune debba o possa andare avanti almeno nella materia dei semiconduttori e della difesa, come ha indicato la Presidente. Ecco, la domanda è questo: ci dica lei se è un sogno o se in realtà i rapporti tra i tre governi, tra i tre paesi, vanno davvero in questa direzione. E poi le aggiungo, qual è il nostro contributo? Siamo solo un capitalismo di fornitori e già dobbiamo ringraziare senza offenderci, oppure noi riusciamo a dare un contributo di valore aggiunto maggiore in alcuni settori piuttosto che in altri? Innanzitutto buongiorno a tutti, un saluto anche a tutti gli altri ospiti di questo forum, di questo panel. Devo dire che l'avere concentrato la vostra attenzione su questo triangolo Italia, Germania e Francia mi fa molto piacere, perché io da quando sono ministro ho cominciato, diciamo così, non dico un'attività diplomatica, ma ho cercato una relazione diretta con questi due paesi, in particolare con i due colleghi Altmaier e Le Maire, perché sono assolutamente convinto che questi dei paesi, con la loro tradizione e la loro forza industriale, siano il cuore, diciamo così, economico di Europa. Con tutto il rispetto, per carità, di altri paesi che hanno altre vocazioni, che sono sicuramente importanti, però a mio giudizio la locomotiva industriale europea sta qui, e quindi dobbiamo trovare assolutamente delle forme di collaborazione che vadano oltre gli schemi del passato. Come giustamente ha osservato lei, lo schema della subfornitura certamente non può essere soddisfacente come tipo di impostazione e di visione per l'Italia. L'Italia è la seconda manifattura d'Europa, ha una solida tradizione, ha una competenza e eccellenze incredibili, una presenza sull'export invidiabile, certamente anche elementi di debolezza, in particolare con riferimento alle dimensioni delle imprese, quindi la loro capacità di stare al passo con le nuove sfide della ricerca e della tecnologia. Però sicuramente la nostra capacità di fare l'esto dei nostri imprenditori, non sempre assistito dal sistema pubblico, della pubblica amministrazione, della politica, dico sempre per usare un eufemismo, per cavarmela nel modo più elegante. Ecco, io credo che quello che dobbiamo recuperare noi è proprio questa postura del sistema, cioè del sistema pubblico che sostiene nel modo corretto il sistema industriale e gli permette anche a livello europeo di contare, di difendere gli interessi nazionali. Quindi faccio degli esempi concreti. Sull'aerospazio noi abbiamo una storica diciamo collaborazione con i francesi, ma i francesi vorrebbero allargare ai tedeschi. Noi abbiamo problemi ovviamente che i tedeschi non invadano il nostro spazio di mercato. Dobbiamo fare una triangolazione e su questo dobbiamo lavorare assieme, come pure sull'industria della difesa, anche se poi spesso magari i francesi e i tedeschi vanno da una parte, noi andiamo con altri, come ad esempio sul programma Tempest. Quello che voglio dire io è che sicuramente il mondo sta cambiando, sta ridefinendo completamente quelli che sono
i propri schemi, lo schema di gioco sta cambiando, il quadro di gioco sta cambiando, stanno cambiando anche le regole del gioco stesso, e in questo momento l'Italia può giocare un ruolo da protagonista. Non è facile. Faccio un esempio concreto, non lo voglio far lunga, ma nei miei incontri da ovviamente nuovo ministro dello sviluppo economico, parlando con Altmaier, avevo di fronte uno che aveva 20 anni di esperienza di ministro, il braccio destro della Merkel, sapeva tutti i dossier europei degli ultimi 20 anni, e quindi il vantaggio di avere una solidità, una continuità di governo è qualcosa che comunque fa la differenza e si percepisce chiaramente. E dall'altro lato Bruno Le Maire, l'interprete di un sistema, quello francese, che ha molto ben chiaro l'ottica strategica della gestione delle partite economiche, quindi uno Stato forte che sta dietro un sistema di grandi imprese francesi che giocano le partite. Ecco, se riusciamo in qualche modo a far crescere il nostro sistema, inteso sia nella dimensione pubblica che nella dimensione privata, secondo me questa partita triangolare la giochiamo esattamente alla pari dei nostri amici francesi e tedeschi. Ecco, si dice che in questo rapporto, forse il rapporto un po' più difficile con i francesi, perché per cultura hanno un po' una visione, diciamo, del rapporto con l'Italia, diciamo, non simmetrica, per essere altrettanto elegante con la sua cosa di l'espressione di prima, e che i tedeschi ci rispettano in quanto le gerarchie sono assegnate e noi comunque siamo una componente della loro catena del valore. Con i francesi il terreno è un po' più diciamo fragile, perché intanto c'è la questione Stellantis, ad esempio, che pesa, perché gli equilibri, dato che è una fusione ancora recente, sono ancora in fase di stabilizzazione, e qualche battuta anche di Bruno Le Maire sulla Ferrari non aveva aiutato. Ecco, è davvero così o sono ricostruzioni esterne? Allora, io penso che la pandemia da un lato, cioè il trauma della pandemia da un lato, e le sfide del digitale, della trasformazione ecologica ambientale dall'altro, segnano un punto di discontinuità profonda degli equilibri geoeconomici in Europa. La fine dell'era Merkel e la situazione è abbastanza, diciamo così, incerta, sia in Germania che in Francia, probabilmente segnano un punto di discontinuità anche in termini geopolitici a livello europeo. E quindi questo è un momento in cui l'Italia si gioca le sue carte in queste due dimensioni. Quindi è tutto vero quello che lei ha detto con riferimento al vecchio mondo. Nel nuovo mondo economico e politico che ne uscirà, dobbiamo essere bravi come sistema. Non è facile, perché è noto, io lo dico sempre, che non è famosa l'Italia per, diciamo così, la disciplina, l'ordine, nel muoversi in sincronia tra tutti i sistemi. È molto più famosa per l'essere individuale, però questo è il momento in qualche modo di scrivere in modo intelligente, nell'interesse nazionale, in un quadro europeo, chiaramente, quello che sarà il nuovo scenario politico-economico d'Europa. Ecco, si dice da parte anche della stampa internazionale che questo momento dell'Italia è favorito anche dalla stima di cui è circondato in ambienti internazionali il nostro primo ministro. Ecco, siccome noi stiamo facendo dei ragionamenti a così lunga gittata che prescinderebbero da qualsiasi persona, ecco, come noi possiamo rendere stabile questa interlocuzione, al di là della figura ovviamente a cui tutti teniamo, che in questo momento guida il paese, e se lei pensa anche che sia importante il fatto che nel paese, nei confronti dell'Europa, sta maturando anche un sentimento diverso, no? È evidente che l'uscita dalla crisi del 2008-2015 con le parole d'ordine dell'austerità avevano in qualche maniera un po' frantumato il corpo sociale, frantumato anche
la risposta delle forze politiche. Ecco, allora questi due elementi, diciamo, la figura di leadership come può essere diciamo, portata a patrimonio al di là della persona che la incarna, e secondo, se lei pensa che ci sia davvero un sentimento europeista più saldo nell'elettorato, tale che sia il retroterra delle nostre ambizioni. Guardi, io sono convinto che in politica la leadership sia fondamentale. Quello che ha rappresentato la Germania negli ultimi anni in Europa, l'impronta che ha avuto l'Europa, lo deve inevitabilmente al ruolo e alla personalità di Angela Merkel. Ora noi abbiamo una congiuntura astrale favorevole, per cui in Europa abbiamo una carta da giocare che altri non hanno. Quindi adesso io non voglio disquisire questioni che poi inevitabilmente ricadono nella politica interna, però questo è il momento in cui quando parla l'Italia è da ascoltare, e questo posso anche confermarlo per esperienza diretta. Quindi, ma è tutto questo perché è luce di festa rispetto alla leadership di una persona che in questo momento governa il paese. Io spero che comunque gli assetti politici che ne deriveranno anche in futuro mantengano questo tipo di, chiamiamola, autorevolezza e affidabilità che stiamo maturando in questo momento. E per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti dell'Europa, guardi, io penso che in Europa si siano resi conto di aver fatto degli errori, e questo evidentemente il nuovo approccio, chiamiamolo così, di maggiore attenzione e di solidarietà è stato percepito dalle popolazioni anche in Italia. Quindi c'è oggi in questo momento un diverso atteggiamento, una maggiore diciamo così, affinità a quelle che sono le decisioni europee. Però tutto ciò dipende moltissimo non soltanto da quello che è stato deciso, ma da come queste decisioni vengono applicate e i risultati che produrranno. Perché pensare che avere scritto e avere accettato un PNRR di queste dimensioni possa aver risolto i problemi dell'economia italiana è un errore. Saranno gli interpreti come interpreteranno, come applicheranno, come implementeranno i risultati che ne deriveranno in termini di crescita, di occupazione, che determineranno se questa, diciamo così, maggiore consonanza potrà continuare. E chiudo dicendo che è un po' quello che ho detto all'inizio, cioè, siccome c'è questo momento di grande discontinuità a livello globale, vedremo se si va verso strumenti di gestione della crisi a livello globale oppure se si tornerà un po' indietro a qualche forma di egoismo, di difesa degli interessi. Non lo escluderei, ecco, siccome in tante situazioni, in tanti colli di bottiglia, il controllo di produzioni di materie prime decisive in termini di sovranità per quanto riguarda le prospettive economiche di diversi paesi pongono degli interrogativi se il sistema che abbiamo conosciuto negli anni dal 90 in poi possa essere tranquillamente replicato. Non lo so, non ho le conclusioni, ma è un argomento di approfondimento intellettuale molto interessante questo. Parliamo del nostro nord, nel senso che è chiaro che è la piattaforma delle nostre ambizioni, no? Ed è molto spesso, come dire, l'elemento di identità che ci permette di essere in quelle triangolazioni, ovviamente, no? Al di là la si può pensare come si vuole, ma insomma questo è anche perché quella triangolazione nel sistema delle imprese già è fatto quotidiano e quindi è elemento che crea fiducia reciproca. Però spesso il nord risente anche, per dire, di contenitori amministrativi, no? Quali sono le regioni che spesso sono imprecisi, no? Adesso non li insegno a lei che Piacenza, per modo di dire, in Emilia e gravita sulla Lombardia e così via. Per cui capita che molto spesso, le dirò, anche le regioni, molte dirette da persone che lei stima e anche noi stimiamo, hanno una logica che finisce lì dove passa il fiume, insomma, no? Per esempio mi colpisce che io lo definisco sogno di portare in
il maxi investimento di Intel a Mirafiori sia una cosa dei torinesi. Ammazza, riuscirci è una cosa che almeno per tutto il nord è significativo. Ecco, quindi nelle riflessioni delle culture del nord, anche col suo curriculum politico e con la sua esperienza, si può fare di più rispetto al nordismo precedente, proprio in visione di dell'altro triangolo più importante che sta su? Guardi, la mia impressione, guardando diciamo l'universo economico del nord, è che il nord abbia avuto questo indice di sviluppo così clamorosi nonostante lo Stato, nonostante le regioni, cioè è proprio di suo che il fermento e la vocazione imprenditoriale abbiano prodotto nel corso del tempo, in tempi diversi, in settori diversi, questo tipo di crescita. Ora, rispettando questo tipo di vocazione, sempre riconoscendo che comunque dallo spirito imprenditoriale, dall'imprenditoria privata che deriva lo sviluppo, credo che andiamo verso momenti in cui il pubblico, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali debbano fare veramente sistema col sistema delle imprese per giocarsi la partita, le partite decisive che abbiamo di fronte. Anche se uno pensa al PNR e alla sua implementazione che è così decisiva per il successo della strategia, sarà decisivo e saranno privilegiati quei territori che sapranno in qualche modo fare sintesi e sistema, si presenteranno come squadra nelle proposte appunto al governo. Lei ha fatto l'esempio di Intel, ce ne sono altri che si potrebbero fare. Tutti i soggetti che vogliono venire a investire in Italia, ad esempio oggi, la prima cosa che guardano è la capacità di trovare della forza di lavoro qualificata e la possibilità di collaborare col sistema delle università e le competenze. Su questo probabilmente, diciamo così, i confini geografici risultano essere sicuramente superati. E quindi i sistemi locali devono parlarsi e devono essere in grado di essere un punto di riferimento per, diciamo così, le scelte globali. Ognuno, diciamo, per le vocazioni, perché ovviamente il Nord, come ho detto, è sempre stato forte nonostante lo Stato, sappiamo perfettamente che invece al Sud lo Stato serve come per in qualche modo essere garanzia, accompagnamento su tante situazioni, ma oggi le cose, il tipo delle scelte strategiche che vengono avanti in determinati settori, come sui semiconduttori, ad esempio, lei ha ricordato, ma non solo, c'è tutto, diciamo così, una serie di settori dove questo tipo di scelte sono ovviamente indispensabili, per cui bisogna presentarsi uniti e compatti e bisogna superare, diciamo così, quelle che sono legittime magari gelosie o semplicemente interessi di territorio. Bisogna riuscire a creare proprio le situazioni di interesse per l'attrattività degli investimenti, perché oggi la competizione è veramente massima. Lei ha fatto riferimento al caso di Intel, ma Intel ha semplicemente fatto il giro di tutti le capitali europee e ha detto: vogliamo fare un grande investimento, chi offre il miglior sistema, le migliori condizioni per il nostro investimento? Questa è una bella gara, vale per Intel ma varrà per tante altre situazioni, e quindi bisogna cambiare proprio l'approccio. Siamo in competizione con tutti per attrarre investimenti e serve lo Stato, le tasse, la certezza del diritto, ma servono l'intelligenza e la forza lavoro, che è una delle cose principali nello stile tecnologico. Arrivo a delle cose più di attualità congiunturale, chiamiamola, no? Perché abbiamo chiuso il secondo trimestre molto bene, il sistema va, ci sono delle nubi e cerchiamo un po' di affrontarle per capire intanto il giudizio che ne dà lei e poi le conseguenze in termini di policy. Ecco, se ho ben capito, andiamo verso la creazione di un fondo per la transizione anche dell'automotive
c'è stata qualche anticipazione. Lei già parlando con il mio giornale aveva manifestato delle preoccupazioni in questa direzione. Quindi è una decisione, sarà un fondo che da dove attinge? Attinge dal PNRR o attinge dalle risorse di bilancio diciamo ordinario? Allora, le circostanze sono unite ma separate, nel senso che attinge dal PNRR, perché il PNRR, come è noto, dovrebbero rappresentare delle risorse aggiuntive, non previste originariamente dai bilanci, per assecondare il cambiamento di carattere di quadro infrastrutturale, di condizioni per l'investimento e per l'impresa. Ma gode anche, inevitabilmente godrà anche di risorse, degli stanziamenti ordinari di bilancio che devono accompagnare la fase congiunturale, perché il PNRR non è ancora di fatto partito, sta partendo, però alcuni processi vanno sicuramente assecondati. Noi abbiamo un problema, da un lato, vabbè, di domanda, si possono mettere gli incentivi per agevolare, vengono bruciati in poche ore gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, ma il mio problema come Ministro dello Sviluppo Economico è costruire l'offerta. E riuscire a costruire un'offerta che in qualche modo, ad esempio, nell'industria degli autobus ecologicamente compatibili possa essere competitiva con altri produttori di tipo globale, perché se metto 4 miliardi per l'acquisto di mezzi del trasporto pubblico locale ambientalmente compatibile, poi compriamo attraverso i nostri enti locali soltanto autobus cinesi, non so in qualche modo se abbiamo contribuito all'occupazione e allo sviluppo in Italia. Ho fatto semplicemente un esempio, perché automotive non è soltanto evidentemente l'automobile. Sull'automobile c'è, diciamo così, la grande sfida: chi va già sull'elettrico e considera definitivamente presa quella partita, chi lavora sull'idrogeno. Io penso che il processo richiederà non tanto tempo per quanto riguarda le soluzioni tecniche sull'autovettura, quanto per l'infrastrutturazione generale che permetta poi diciamo a queste autovetture di essere in qualche modo rifornite e poter funzionare. E in ogni caso, per venire a Stellantis, è chiaro che le scelte strategiche aziendali sono private, però lo Stato non può ignorare il tipo di occupazione diretta indotta che generano sul territorio nazionale. Quindi noi siamo sempre, non dico in pressing per usare un termine sportivo calcistico, però ci confrontiamo continuamente rispetto alle decisioni che vengono assunte dalla dirigenza di Stellantis, e in qualche modo rivendichiamo anche, diciamo, il sussidio, l'aiuto che lo Stato ha dato ed è disponibile a dare su questo settore in un rapporto di trasparenza, ma con la dovuta attenzione al sistema Italia. Quindi le preoccupazioni chiaramente ci sono e il governo si fa sentire. Questione bollette energia. Mi sembra che sia necessario un intervento immediato, l'avete riconosciuto anche voi, e poi c'è l'intervento strutturale. Due mal di testa abbastanza intensi. Ecco, come pensate so che ci sono state ovviamente negli ultimi giorni varie riunioni che hanno messo a punto o comunque hanno creato le condizioni per mettere a punto un intervento. Quindi, non so, si è parlato dai 3-4 miliardi, se non sbaglio, sul piano immediato. Ci racconta un po' com'è la situazione, perché ovviamente su questo c'è una grande attenzione da parte delle imprese e una grande preoccupazione. Poi ci sarebbero anche i consumatori che evidentemente hanno meno voce delle imprese, anche lì non so, posso permettere di dire, c'è il rischio poi che poi c'è una soluzione asimmetrica, insomma, che le imprese hanno il potere negoziale e in questa fase diciamo di essere i portatori di PIL per avere delle soluzioni, poi ci sono anche i consumatori che non andrebbero dimenticati. Capisco che è complesso, No, ci è aiuti, ci complesso. aiuti, ci aiuti. Guardi, le dico una cosa. Parlo
paradossalmente questa disgrazia degli aumenti delle bollette, su cui, come lei sa, non soltanto come ministro, ma anche politicamente la Lega è in prima fila in questa battaglia, però questa disgrazia dell'aumento delle bollette apre, io credo che contribuisca ad aprire gli occhi un po' a tutti quanti rispetto al fatto che la transizione ambientale ha un prezzo. Ha un prezzo e avrà un prezzo. Questo prezzo per un mondo più pulito, e io auspico che non soltanto in Italia e in Europa si prendano decisioni cogenti per il sistema delle imprese per andare verso un mondo più pulito, ma anche in altri sistemi economici e in altri paesi si prendano provvedimenti normativi, perché altrimenti la competizione non sarà fair, non sarà un livello di competizione, diciamo così, accettabile e che il governo italiano accetterà. Questo è il mio punto di vista. Dopodiché, come noto, e ne abbiamo per primi parlato proprio sul giornale che a cui lei collabora, però il discorso che voglio fare io è lì sulla bolletta confluiscono tutta una serie di scelte politiche, di politica economica, energetica, magari sbagliate del passato, c'è tutto il decommission del nucleare, tutti gli oneri, diciamo così, indotti da scelte anche per le energie alternative, una tassazione che si duplica tra accise e imposte sul valore aggiunto. Quello che è sicuro è che il governo interverrà e deve intervenire per ridurre l'impatto sui consumatori e sul sistema delle imprese, in particolare quelle energivore, che peraltro hanno anche altri problemi su cui dovremo intervenire a livello nazionale, a livello comunitario. Faccio un esempio tra tutti, l'interconnector, tanto per chiamare un tema. Quindi ci sono delle scelte da fare, partendo dall'idea che la transizione ambientale ha un costo. Chi lo paga? I consumatori, le imprese, il debito e soprattutto poi questa energia va prodotta. E qui mi fermo perché sennò lei mi dice il nucleare. Ci sarà anche da discutere di questo. Altri paesi come la Francia producono energia nucleare, problemi ne hanno di meno rispetto a noi. Ad esempio le imprese mi segnalano che c'è un difetto di competitività evidente tra l'approvvigionamento in Italia e l'approvvigionamento in Francia. Ma noi, come abbiamo appena fatto 2 mesi fa, tamponeremo la situazione anche sulle prossime bollette. Questo mi sembra evidente. Ma il tema rimane tutto. E, come dicevo prima, in questo punto di discontinuità dobbiamo decidere e prendere una strada, con la consapevolezza e la responsabilità che è tipica della politica, che le scelte hanno un costo, dobbiamo decidere come redistribuirlo in modo che abbia il minore impatto possibile e produca il massimo dei risultati possibili. Faccio un'ultima domanda veloce e poi la liberiamo. Sulla questione delle materie prime, parlando qualche giorno fa con Gregorio, che De Felice, che qui diceva che forse si va verso una stabilizzazione dei prezzi. Il suo osservatorio, dal suo osservatorio, che cosa ci dice? Perché poi spesso sulle materie prime le forze sociali dicono il governo deve intervenire. Mi sembra una cosa abbastanza complicata, immagino, no? Comunque, come la vede e se pensa che poi ci possa essere terreno di un'azione di governo? Guardi, il disallineamento dei mercati derivante dal fatto che qualcuno è ripartito, qualcuno non è ripartito, chi è partito prima, è veramente difficile da gestire, sicuramente difficile da gestire sotto il profilo dei poteri che ha un governo per farlo. Alcune cose si possono fare, certamente non a livello italiano ma a livello europeo. Io ho buttato lì un'idea, cioè sull'acciaio e sui prezzi che questo ha raggiunto, in qualche modo grava anche la decisione a livello europeo che noi abbiamo condiviso per proteggere la produzione dell'acciaio europeo di imporre dei dazi in importazione. Forse in questo momento in cui siamo in saturazione, una sospensione di quello da discutere, per carità, io non voglio trarre conclusioni definitive, potrebbe anche essere opportuna, per fare un esempio sull'acciaio. Però il tema delle materie prime diventa fondamentale in un'ipotesi strategica, perché il controllo delle materie prime diventerà un mezzo con cui i paesi fanno discendere la sovranità di altri. E quindi noi siamo sempre legati al concetto di sovranità
connessa al sistema di difesa, garantito ovviamente per noi soprattutto dall'Alleanza Atlantica. Ma il concetto di sovranità oggi e in futuro si declinerà moltissimo sulla sovranità tecnologica, su chi produrrà materie prime. Ad esempio, chi ha, diciamo così, la produzione del litio in giro per il mondo? Perché poi quando parliamo di semiconduttori, tutte queste cose qua, dobbiamo decidere, sapere che poi ci sarà qualcuno che magari produce il 90% di litio nel mondo, deciderà se venderlo o non venderlo e a che prezzo venderlo. E credo che questo rappresenti un potere molto, molto forte. Sono riflessioni di carattere, se volete, geoeconomico, geopolitico, ma che prima o poi dovremo fare. Bene, Ministro, io la ringrazio per essersi sottoposto grazie a voi a questa intervista. Faccio lo sfacciato e la invito al Città Impresa di Bergamo, che si tiene dal 12 al 14 novembre. Guardate, io mi scuso, avrei voluto essere lì con voi. Contestualmente avevo l'inaugurazione della fiera Micam, i cazzaturieri, diciamo così, qua a Milano, che è un settore che in qualche modo uno di quelli che ha pagato di più e che va, insomma, aiutato e sostenuto. Quindi, insomma, sono lì con voi almeno con il pensiero. Quindi vi ringrazio per avermi invitato. Buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi.